Sono 2 settimane che non pubblico video su questo canale. E non è perché sono sparito o sono andato chissà dove, ma è semplicemente perché sto facendo veramente tantissime cose ogni singolo giorno. Sono riuscito a riempire le mie giornate di lavoro e di quello che effettivamente avrei voluto fare nella vita. E di questo sono estremamente soddisfatto. Ma un altro obiettivo che avevo nella vita era quello di riuscire a raggiungere dei risultati qui su YouTube. Per farlo bisogna essere costanti e quindi stavo venendo meno in quello che era uno dei miei obiettivi. Finalmente, grazie a un'applicazione chiamata Notion, che vedremo tra poco, sono riuscito a coniugare il tutto, sono riuscito a far quadrare tutti i miei progetti e, beh, vi illustro un po' quali sono i progetti e soprattutto come ho deciso di organizzarli su Notion. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui sul canale di Pringy Luca, canale nel quale uscirà un contenuto, ovvero un video, ogni venerdì alle 14. Quindi, se non l'avete ancora fatto, seguite queste spunte in modo tale da continuare a supportare il canale e non perdervi nessun episodio. Detto questo, partiamo con Notion. Fondamentalmente è composta da pagine, alle quali però possiamo andare ad applicare dei templates che sono il vero punto forte di questa applicazione. Per un semplice motivo. Beh, ci sono templates di qualsiasi tipo, genere, misura, dimensione, insomma, si adattano alle nostre esigenze. E probabilmente proprio per questo motivo che ho scelto Notion per andare a gestire tutte le mie piattaforme, tutti i miei progetti e tutte le mie mansioni lavorative giornaliere, proprio perché, beh, posso adattarle al meglio e posso, grazie a dei templates, andarle a gestire nel miglior modo possibile. È un'applicazione molto utilizzata, quindi l'avrete sicuramente vista da tantissimi altri creator, ma il modo in cui ho deciso di utilizzarla io è leggermente diversa rispetto a tutti gli altri. Io personalmente ho deciso di utilizzare una singola pagina alla quale però ho inserito tutti i miei progetti e tutte le scalette di quello che effettivamente sono le mie mansioni lavorative. Abbiamo una prima sezione che è dedicata a quella personale. Utilizzo Notion per l'ambito personale da un paio di mesi ormai e devo dire che mi ci trovo abbastanza bene. Mi dà la possibilità di tenere traccia di tutte le mie habit tracker oppure di andare a sezionare ogni giorno tutte le task da andare effettivamente a completare. Ho inserito all'interno anche una sezione dedicata al budget, però purtroppo non riesco ancora a gestirla al meglio, quindi magari la vedremo all'interno di qualche altro video. Passiamo però ai progetti. Partiamo con Prival, probabilmente il progetto a cui tengo di più, di cui sicuramente ne avete sentito parlare sul mio Instagram, anzi se non mi seguite trovate il link per farlo qui sotto in descrizione. Prival è il progetto al quale ho dedicato più impegno in assoluto negli ultimi mesi, perché si tratta di un progetto avviato da me e la mia ragazza e stiamo praticamente vendendo dei prodotti su Amazon, ma coming soon, perché a breve arriveremo anche con un nostro e-commerce. In ogni caso, Prival tramite Notion è gestito per quanto riguarda tutta la parte gestionale dei prodotti, in modo tale da avere sempre traccia dei prodotti disponibili, dei prodotti da realizzare oppure dei prodotti che effettivamente abbiamo venduto. Inoltre abbiamo la sezione relativa al budget, grazie a questi template possiamo effettivamente gestire tutto tramite una singola applicazione ed è probabilmente la cosa migliore di Notion, che tramite una singola applicazione possiamo fare di tutto. In ogni caso, tramite il budget riusciamo a tenere traccia di tutte quelle che sono le entrate, le uscite, le vendite e tutto il resto, gli effettivi ricavi e insomma è qualcosa di veramente rivoluzionario, perché è come se fosse un piccolo Excel, perché possiamo tranquillamente applicare delle formule e gestirlo nel modo più semplice possibile. Parliamo di DPM Tapes, un altro progetto che sto portando avanti, nel quale devo effettivamente curare l'intera pagina social di un'azienda che mi ha ingaggiato per gestirgli la pagina social, creargli i contenuti e pubblicarli a scadenze regolari. Qualcosa di molto complesso, qualcosa di molto impegnativo, ma che stiamo riuscendo effettivamente a fare anche con dei discreti risultati. Trovate il link per seguirmi anche lì, qui sotto in descrizione. Con Notion riesco ad interagire in tempo reale con loro, avere un responso riguardo i contenuti e soprattutto averli a scadenze programmate regolari, in modo tale da non perdermi assolutamente nessun contenuto e avere sempre il giorno esatto in cui pubblicare quel contenuto è sempre completo. Beh, è qualcosa di rivoluzionario perché Notion mi ha dato la possibilità di creare un vero e proprio gestionale
e crearlo al meglio, anzi gestirlo al meglio in modo tale da poter essere in condivisione con loro e avere allo stesso tempo un programma ben preciso e dettagliato. Per quanto riguarda la condivisione, beh, ho creato una sezione apposita riguardante i miei contatti, riguardante sia fornitori che clienti, e sono delle cose molto molto interessanti perché grazie a questi contatti riesco a condividere con loro delle singole pagine, dei singoli contenuti o delle sezioni intere, e loro potranno tranquillamente accedervi e controllarle secondo i miei standard. Nella sezione trovate anche un ulteriore progetto che è quello di 20S Design, un'azienda che avete già visto qui sul canale, ma il progetto non è effettivamente ancora partito, quindi molto probabilmente partirà a giorni, perché a giorni dovrebbero arrivare i prodotti. Si tratta di prodotti che andremo a vendere anche questi su Amazon, e quindi molto presto arriveranno degli ulteriori contenuti veramente molto molto interessanti. Quindi vi raccomando, se non l'avete ancora fatto, seguite queste spunte in modo tale da supportare il canale, e spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, trovate il link per seguirmi su tutto il resto delle piattaforme qui sotto in descrizione. Noi però ci vediamo molto presto, sempre qui su Pringiluca.